Salve a tutti e bentornati su Mare Quartetto Deluxe. Nello scorso episodio abbiamo completato il trofeo Fulmine, anche se non al 100%, però off camera sono andato a vincere anche l'ultima corsa, quindi sì, adesso abbiamo 3 stelle anche lì. Oggi useremo Wario con il nuovo... Ok, con le nuove ruote che sono GLA, vediamo. Aspetta, vediamo con qualcos'altro, non so neanche perché abbia questo. Vediamo un po'. Non sembra che diano troppa accelerazione. Questo mi sembra buono. Vediamo se però c'è anche altro. Magari con altre ruote. Usiamo questo. Va bene. E come parapendio o come si chiama? Deltaplano. Quello normale oppure... No, questo è un po' più di accelerazione. Ed è meglio... fuori pista, ok. Trofeo Triforza, miniera d'oro di Wario, pista arcobaleno, pista polare e circuito di Hyrule. L'ho chiamato trofeo Hyrule prima, vero? Mi sa di sì. Ah no, scusate, è Hyrule, non Hyrule, giusto. Miniera d'oro di Wario. Prima corsa. 3, 2, 1, via. Ok. Probabilmente in momenti salienti li cercherò qui e nel circuito di Hyrule, perché sono i due circuiti principali, perché uno a Wario sono sicuro, perché uno a Wario e l'altro è per tutto di Hyrule. Ah, a proposito, Wario dice una frase abbastanza importante. Grazie mille Daisy. Non ci provare adesso. Easy. No, ok. Ma comunque ho capito qualcuno, benissimo. Ok, allora la serie principale è quasi finita di Mario Kart 8 Deluxe, perché abbiamo già completato quasi tutti i circuiti del gruppo originale. Ouch. Siamo quasi giunti al termine della prima parte. Poi però ci sarà la seconda parte, che è la parte dei tracciati del DLC, quindi durerà ancora un po' la serie. Per il momento è la metà di questa, ci dovrebbe durare altri 6 episodi. Ok. Perché le piste rilasciate, non piste ma i trofei rilasciati per il momento sono 6. Ok, dopo nell'ultimo giro vi mostro anche l'altra parte. Perché in effetti non so se sia più veloce quella o questa. Non saprei. Ok, ultimo giro, vai. In particolare comunque il processo di semaforo. Gli pipistrelli non vi fanno danno, quindi non vi preoccupate se vi colpiscono. I pipistrelli non vi fanno danno, quindi non preoccupatevi se vi colpiscono. Sto continuando a non dire le parole. Non so che l'ho fatto ancora. Ok, un fulmine va bene, almeno ho la sicurezza che per un po' non avrò possibilità. Spero. Ok. Adesso andiamo di qua. Ci sono un po' di due spawn. Piattaforme. Qui spazi che è venuto bene. Non so, solo che è venuto. Nice. La voce di Wario si spegne. Ok, momenti silenti. Un secondo. Mettiamo 60 secondi. No, questo non va. No. No.
vediamo questo. Forse. Ah, ho colpito Toby. Ok. Secondo. Ok, inquietante, però potrebbe starci. Aspetta. No, qua troppo in alto. Ok, peccato. Qui dovrebbe esserci di più di questo. Questo? Sì, infatti. Perché questa è la fine. Ok, prossima corsa. Pista arcobaleno. E questa è la pista arcobaleno originale per SNES. Quindi è normale che non sia troppo complessa. Non è troppo complessa, però forse quella in cui è un po' più facile cadere. Perché non ci sono veri e propri confini come negli altri. È proprio tutto quadrato così. E ok, sono vivo. È un po' più complesso. Perché non mi ha colpito? Non so, non importa. Ok, oh, ce l'ho fatta. Bene. Adesso qua scendono entrambi gli occhi. Così? Ce l'ho fatta? No, non ce l'ho fatta. Non ho colpito proprio nessuno, vero? Oh no, ho sbagliato. Ho sbagliato parte. Ok. Vai. Dai, scusate se oggi sono un po' di poche parole, però non mi sento connesso. Ok. E lì c'è un push blu, perfetto. Ok. Quando colpisce così il blooper è la cosa peggiore. Attacca questo. In effetti forse converrebbe sempre andare un po' verso il centro e poi spostarsi secondo di colpisce. A parte nei casi in cui la pista è divisa come lì davanti. Ok, non mi ha rallentato, però comunque non è proprio uno shock dodge. Non poi però vorrei farlo uno shock dodge. Vai, non credo che si possano colpire questi tuon. Ok, fine. Sapete che forse sono tutti papabili questi percorsi per la miniatura? Vediamo giusto un secondo e poi vado. Pista polare. Terza corsa. 3, 2, 1. Esplodo. Sì, esplodo. Questa pista mi ricorda incredibilmente un acchiadoro di Team Sonic Racing. Quindi ogni volta che... Wow. Dicevo, ogni volta che gioco questa pista mi viene in mente quella. Ok, forse è una buona cosa però partire da dietro, perché almeno un po' più di sfida. Ora che ho detto questo, perdo sicuramente subito. Ok, vai. Lascio un secondo la musica. Fame. Ok, vediamo se ce la faccio con questa scocciatoia. Non ce la farò mai, però... ce l'ho fatta! Ok. Io sei, ok, si piace. Ok,
meglio essere sicuro che si prendono dei potenziamenti migliori. Ok, però ho preso qualcuno, no. Questo sarà utile davanti. Ok. Oh, sono spaventato. Pensavo che avesse già il 15. Ma sei serio? Questa è la mia punizione per aver fatto lo sbuffone, avevo detto. Ah, un po' più di sfida. Adesso ho sfortuna con non so cosa. Ok, forse è un bene che non fossi prima. Comunque l'ha preso. L'ha presa la sprovvista, perché non più una più. Mario, grazie Mario. Ok, adesso devo farcela e non fare stupidaggio. Per Gucci Blu dovrei essere a posto per ora. Lo scocciatore adesso non lo prendo. E fungo, ok. Bene. Questa non è andata benissimo con il corsa, però sono comunque primo, quindi va bene così. E King Boo, Mario e Dizzy stanno dando filo a torcere. Ok, prossima corsa. Circuito di Hyrule. Ultima corsa. Fun fact, inizialmente la serie di The Legend of Zelda doveva essere, anzi, all'origine, almeno per i titoli, stop, ricomincio. All'inizio la serie di The Legend of Zelda era cristiana. Ok, ce l'ho fatta. Ed è Bu. Infatti sono molti i concept in cui si vede Link in ginocchio. No, potevo prenderlo. Ah, va bene, non importa. Ah, aiuto! Ah! Ok. No, un bu. Parliamone. Ok, non più. Possiamo controllare. Vai. Ok. No, è triplo guscio rosso. Ah no, l'ho tirato di giocare. Vai. Questa è una delle piste più belle, secondo me. È piuttosto corta, anzi è molto corta. Però comunque è molto molto carina. Ma in base a cosa? Sì. Ouch. Si apre la rampa per la scala. Per la spada. Perché ho detto per la scala? Ah, non so, non ho la testa a posto oggi, scusate. Ok, ultimo giro. Questo è anche un buon esercizio per la sfida. Per le varie sfide con Gab e Cross. Questa, intendo tutta questa serie. Perché a tempi che sto registrando questa serie non ho ancora fatto la sfida con loro. Quindi è un'ottima cosa. Ok, stavolta l'ho presa bene. Vai. Tanto non è ancora arrivato nessun guscio blu. Quindi va bene, forse non devo buffarmela. Adesso secondo me me la sono buffata. E vai, ok. Primo. Qua non abbiamo avuto problemi di nessun tipo. Ok. Momenti salienti che vorrei prenderne uno. Possibilmente sulla rampa. Purtroppo non posso prenderlo sulla spada perché non ce l'ho fatta, però non sarebbe male. Ah, questo no, perché si tiene in mezzo. Aspetta, è caduto alla fine? Credo di sì.
Vediamo. Sì, è caduto, però non si vede il lato. Ok. Qua. Questo potrebbe starci. Il fatto che voglio simbolo strabico è inquietante. Va bene così. Ok. Questo no. Questo è divertente, però no. E aspetta. Questo? Se guarda verso la telecamera potrebbe starci. Ah, ok, forse non credo. Ok, bei risultati. Monete e nuovo pezzo per il veicolo. Ok, adesso andremo a controllarlo. Vediamo un po' che cosa abbiamo sbloccato. 150, Wario e gioco cicletta. Ok. Oh, questo so come usarlo. E so anche quando usarlo, anche perché sembra che abbia un'ottima accelerazione. Ok, va bene. Quindi noi ci vediamo nella prossima parte di Mario Kart 8 Deluxe. Quindi sì, alla prossima.